Finalmente approda in Italia Disney Plus e possiamo goderci la nuova serie ambientata all'interno dell'universo di Star Wars, ovvero The Mandalorian. Non vedevo l'ora di vederla anche perché secondo me era un'operazione intelligente e interessantissima. Poter vedere approfondito l'universo di Guerre Stellari all'interno di una serie TV mi incuriosiva tantissimo. È un universo con un'infinità di storie raccontabili, sfruttiamolo. La Disney ha capito questo e appunto si è messa in moto. Vi dico il mio parere sugli 8 episodi senza spoiler. Mi raccomando che voi non fatene qua sotto nei commenti o piuttosto segnalateli e ditemi cosa ne pensate di questa serie, se l'avete vista, se vi è piaciuta e cosa ne pensate. The Mandalorian racconta di Mando, un cacciatore di taglie appartenente proprio alla setta, tra virgolette, al gruppo dei Mandaloriani, gli abitanti del pianeta Mandalore, il pianeta di Boba Fett, che indossano sempre questa armatura con questo elmo e lui non se lo toglie mai, nonostante risulti poi comunque un personaggio espressivo, nonostante non lo si veda in faccia. Racconta le avventure proprio di questo Mandaloriano e fin da subito capiamo che è un personaggio non così semplice, non così scontato, perché ci viene proposto all'inizio come un cacciatore di taglie sicuramente non positivo e poi piano piano ci troviamo davanti ad un vero antieroe, un personaggio che è sicuramente magari burbero, scontroso, chiuso in se stesso, ma perché ha delle debolezze, ha subito della sofferenza, è un personaggio che in realtà è buono di cuore, sotto la scorza rigida della sua armatura si nasconde un tenerone, in poche parole, e questa cosa viene approfondita sempre di più durante la serie. La costruzione del personaggio è veramente ottima, silenziosa, nascosta, ma piacevole e interessante. Il personaggio sfrutta uno stereotipo tipico del genere western, che permea tutta la serie. The Mandalorian è un western in tantissimi sensi, ci sono tantissimi elementi che ricordano il western e lo spaghetti western. Le musiche, la narrazione spesso allungata e dilatata, le ambientazioni, i duelli, le sparatorie, i combattimenti, l'introduzione e l'evoluzione dei personaggi, i dialoghi, i tempi, proprio il montaggio. Ovviamente non si scorda però anche di essere una serie di Star Wars e le navicelle, i pianeti, le creature, i blaster, i laser, c'è tutto quello che serve per rendere credibile e riconoscibile fin dalla prima inquadratura il mondo di Guerre Stellari. Ci troviamo in un perfetto spaghetti western barra western ambientato nel mondo di Star Wars. Cosa si può volere di più? Non lo so. In più c'è un'ottima attenzione per l'aspetto tecnico. La CGI è realizzata veramente bene, effetti speciali, effetti visivi, scenografie sono credibili e riconoscibili, ma tutto è a livelli altissimi, tutto quello che riguarda il comparto tecnico. Ci troviamo davanti a una serie che raggiunge in certi momenti il livello e lo stile cinematografico. Il primo episodio sembra di vedere un film, poi gli altri sono un po' meno, forse di qualità, ma un filino meno. Ma il primo episodio, ragazzi, veramente sembra di essere in un film di Star Wars. La Disney ha settato con questa serie un livello tecnico e anche narrativo, e dopo ne parleremo, veramente alto, che fa concorrenza e fa rabbrividire qualsiasi altra casa di streaming. Netflix, Prime Video, nessuna ha avuto mai una serie con questo livello di qualità. Parliamo però della storia, dell'aspetto narrativo. Cavolo, è gestita questa serie in maniera particolare. C'è una trama orizzontale che lega tutti gli episodi, ma principalmente gli episodi si sviluppano in maniera verticale. Sono delle piccole avventure del Mandaloriano a sé stanti, però che non sono inutili, non sono riempitive come può sembrare a primo impatto, ma servono per evolvere tutti i personaggi e per evolvere anche piano piano la trama orizzontale, che rimane interessantissima. È una serie sicuramente molto introduttiva. Il finale ti fa aspettare assolutamente la seconda stagione, ma ti dice ancora poco, perché è una serie che si prende con calma, ha un ritmo pacato, ma che a me è piaciuto tantissimo, perché approfondisce in maniera interessante le cose e ti ci fa arrivare piano piano nella maniera giusta. Il personaggio di Baby Yoda, che è diventato ormai un meme famosissimo, che farà guadagnare miliardi alla Disney, è
è interessantissimo. Non voglio dirvi di più per non fare spoiler, ma è sicuramente un elemento primario di questa serie. Ma tutti i comprimari sono interessanti, tutti i personaggi sono ben caratterizzati in maniera immediata e ti affezioni subito a loro. Per non parlare poi di quanto ti affezioni al protagonista, appunto, Mando, che è un personaggio a tutto tondo, che ha un'espressività incredibile, ripeto, anche se non si toglie l'elmo per tutta la stagione, ragazzi. Fare una cosa così non è assolutamente semplice. In più ho apprezzato tantissimo che non ci sono Jedi e Sith, ma c'è fango, blaster, bettole e bar malfamati dove pieni di cacciatori di taglie. Viene raccontato quell'universo di Star Wars che spesso viene tralasciato, che veniva un pochettino raccontato in Rogue One, fatto di persone comuni, fatto di personaggi che devono continuamente combattere per sopravvivere, il sottobosco povero che ha subito la guerra tra Impero e Repubblica, che comunque come presenze sono assolutamente importanti all'interno della serie, che esplora il periodo dopo la caduta dell'Impero, un periodo interessante, tantissimi colpi di scena durante tutte le varie puntate. Già dalla prima puntata c'è un colpo di scena incredibile. Per me The Mandalorian è una serie fantastica, che riesce ad essere in pieno stile Star Wars, non dimenticandosi di aggiungere appunto uno stile western, spaghetti western, veramente interessante, con un livello tecnico altissimo e un livello narrativo altrettanto ben curato. È appassionante, è divertente, è una serie intelligente. Quindi secondo me va assolutamente recuperata. Se siete fan di Star Wars penso che l'amerete, come è stato per me. Vi consiglio quindi assolutamente la visione. Se l'avete vista ditemi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, oppure se non vi è piaciuta ditemi proprio cosa vi ha lasciato, perché a me ha lasciato tanto e soprattutto mi ha lasciato tantissima voglia di vedere altri episodi. Questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione potete trovare i link per seguirmi sui social, Facebook, Telegram e in particolare Instagram, e trovate anche il tasto per iscrivervi al canale, così non vi perdete nessun altro appuntamento, che sia tema Star Wars, film, Marvel, qualsiasi altro appuntamento vi verrà notificato se attivate tra parentesi anche la campanella. Io concludo qua questa recensione, ci vediamo in un prossimo appuntamento e che la forza sia con voi.